nostro viaggio su due ruote attraverso la stagione ciclistica emiliano-romagnola è giunta al termine. Ma prima di salutarci e darci appuntamento per il prossimo anno, ritroviamo il conduttore di Icarus Cycling, Andrea Manusia, con alcuni ospiti speciali a Rimini, più precisamente alla prima edizione dell'Italian Bike Festival. Davide Cassani, commissario tecnico della Nazionale Italiana, della Nazionale degli Azzurri. Italian Bike Festival, edizione 0, mi sembra che siamo partiti molto bene. Una bellissima iniziativa, una bella fiera perché è diversa da quelle classiche. Qui si vede e si prova. Qui siamo tra l'altro in una location fantastica, a due passi dal Grand Hotel di Rimini, famoso anche per Federico Fellini. Siamo con il mare a due passi e la collina dietro di noi. C'è un percorso per BMX, per la mountain bike. Penso che sia veramente una bellissima formula per dare la possibilità alle aziende di esporre le proprie biciclette o tutto quello che concerne la bicicletta e per il cicloamatore di provarle, come stiamo facendo noi adesso. 100 km di rete ciclopedonale, due circuiti vista mare, un'area espositiva di 25.000 metri quadrati. È questo il contesto ideale per ogni cicloturista, per conoscere e testare in anteprima gli ultimi modelli di bici di tutti i maggiori brand del settore. Siamo Piazzale Fellini con l'assessore allo sport del Comune di Rimini, Gianluca Brasini. Gianluca, già un grande successo, il primo giorno tanta gente, tanti brand presenti, si parla di 180 aziende presenti. Una manifestazione legata a un mondo che in Italia e a livello anche internazionale, il settore della bici è in grandissima crescita e comunque ha un indotto enorme. È un evento per aziende ma anche per il cosiddetto consumatore finale, quindi per l'appassionato di bici. E mette insieme appunto domande e offerta, quindi non solo puoi vedere le bici, i nuovi modelli, gli accessori, ma le puoi provare, puoi provare bici elettriche, mountain bike, bici da strada, bici da corsa, puoi provare ogni tipo di bici che desideri. Quest'anno abbiamo fatto un viaggio che ha percorso tutta la regione, siamo partiti da Ferrara con la Gran Fondo del Po, poi abbiamo proseguito alla Gran Fondo di Riccione, la Gran Fondo del Sale, Cattolica, Gran Fondo degli Squali, Nove Colli, Gran Fondo del Capitano. Le Gran Fondo, secondo te, hanno un grande potenziale per attirare un pubblico straniero. Cosa possiamo fare per aumentare sempre più l'appeal nel mondo europeo e non solo europeo ma anche internazionale, oltreoceano? Farci conoscere ancora di più, far vedere quello che abbiamo, le strutture alberghiere, le strade, le manifestazioni sportive, perché anche queste sono il traino, no? La regione Emilia-Romagna crede nel turismo attivo, nel turismo sportivo. Qui la gente usa la bicicletta per andare a scuola, per andare a fare la spesa e anche per allenarsi o comunque per fare un turismo alternativo, no? Penso che abbiamo tutti gli ingredienti per fare qualcosa di importante. Italian Bike Festival, avevo già detto che è l'edizione zero. Tu pensi che possa avere futuro in questa città un evento appunto legato alla bicicletta? Ah beh, noi l'anno zero, diciamo, è un termine che usiamo così in maniera gergale, ma deve essere l'anno uno, che deve essere il primo anno di una lunga serie di edizioni, auspichiamo soprattutto. Grazie Andrea per quest'anno passato assieme. Ovviamente l'appuntamento è per il 2019. Noi ci saremo. E voi non mancate.